Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di 50 anni di chirurgia della mano in Italia e per farlo ho il grande piacere di essere in collegamento con il dottor Giovanni Risitano, che è chirurgo della mano ed è socio ordinario della SICM, Società Italiana di Chirurgia della Mano, sin dal 1978. Buonasera dottore e benvenuto. Buonasera a voi tutti, grazie per l'invito. Dottore, quindi quando si parla di chirurgia delle mano possiamo dire che lei è un grandissimo esperto, quindi l'argomento che tratteremo oggi sono questi 50 anni di storia di chirurgia della mano. Prego, professore. La disciplina è nata come una filiazione della ortopedia e della traumatologia negli anni 70, in analogia a quanto si era già verificato in periodo post bellico negli Stati Uniti e in alcuni paesi dell'Europa. Dobbiamo soprattutto al professor Augusto Bonola della clinica ortopedica dell'Università di Modena e al professor Oscar Scaglietti la fondazione di una società scientifica che avesse appunto come scopo la divulgazione e lo sviluppo della disciplina nell'ambito del nostro territorio nazionale. E proprio fin dagli inizi di questa avventura un gruppo molto nutrito e molto motivato di chirurghi ortopedici e poi anche di chirurghi generali, di chirurghi plastici, fece proprio questo obiettivo, cioè quello della diffusione e della chirurgia della mano come disciplina chirurgica, clinica e come anche società scientifica nell'ambito del nostro territorio nazionale. Era il 1976 e molti di noi, o giovani studenti di medicina o specialisti o appena diplomati nell'ambito delle scuole di specializzazione di ortopedia, di chirurgia plastica, di chirurgia generale, si approcciarono a questo tipo di disciplina attraverso anche la frequentazione di quelli che erano al suo tempo i primi corsi e i primi master, chiamiamoli così, anche se l'addizione venne dopo, proprio di chirurgia della mano. Modena fu fondamentalmente il nucleo di diffusione di questa disciplina e ad essa si collegarono poi i centri del triangolo industriale come Legnano con Ezio Morelli, Brescia con Giorgio Brunelli, Savona con il professor Renzo Mantero. Noi abbiamo quindi piano piano, attraverso la frequentazione di questi centri e attraverso anche la frequentazione di numerosi centri di alto livello chirurgico, soprattutto all'estero e negli Stati Uniti per quanto mi riguarda, abbiamo cercato di acquisire quelle professionalità, quel know-how che ci ha permesso di portare avanti la disciplina in tutto il territorio nazionale. La storia è diventata poi, diciamo anche agli inizi degli anni 2000, e in particolare faccio riferimento a una legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e del 21 novembre del 2001, una legge che alla conferenza Stato-Regioni
istituiva le unità operative semplici e complesse di chirurgia della mano e di microchirurgia ricostruttiva nel complesso dell'Istituto delle Emergenze e Urgenze in Italia. E proprio per questo nel 2001 appunto cominciarono a nascere quelle che erano le unità operative e i centri di riferimento regionali per la disciplina. Contemporaneamente e durante questo percorso che va dalla fine degli anni 70 fino agli inizi appunto del 2000, anche le università si svilupparono dei corsi di perfezionamento e addirittura nelle scuole di specializzazione in chirurgia della mano. La scuola di specializzazione in chirurgia della mano dell'Università di Firenze fu quella che sviluppò in maniera più valida e anche più istituzionalmente completa questo tipo di specialità, che, ripeto, poi però è stata abolita come specialità autonoma. Pertanto io in particolare ho fatto la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia e poi la scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva. Nel 1993, ed è stato il primo momento a livello europeo, a Parigi si è svolto l'esame per l'attribuzione del diploma europeo in chirurgia della mano. E ancora la Federazione Europea delle Società di Chirurgia della Mano, FESH, ogni anno organizza e fa l'esame per appunto l'attribuzione di questo titolo di studio. Accanto a questo ci sono ancora, e soprattutto sempre in quello che era il nucleo originale, quindi l'Università di Modena e Reggio Emilia, dei master in chirurgia della mano, oltre che numerosi corsi e notevoli, diciamo anche hands-on, vale a dire corsi pratici di chirurgia della mano che si svolgono presso diversi centri che appunto sono i centri di riferimento della nostra società. La Società Italiana di Chirurgia della Mano è attualmente molto attiva anche nell'ambito di quella che è la Federazione delle Società Europee di Chirurgia della Mano e della Federazione Internazionale delle Società di Chirurgia della Mano. Abbiamo purtroppo in questo momento perso quelli che erano i pionieri della disciplina, perché sia il professor Bonola da tempo, sia il professor Morelli, il professor Mantero e anche il professor Brunelli non sono più con noi, ma senz'altro dobbiamo a loro un retaggio di conoscenze, di capacità tecniche e divulgative che sicuramente rimarrà un tesoro per anche le prossime generazioni. Dottore, nonostante sia stata abolita la specializzazione in chirurgia della mano, è vero che comunque la chirurgia della mano ha bisogno di una competenza specifica? E perché? Eh sì, infatti una delle cose che più mi dà problema è il fatto che oggi, se io ho un paziente che per un fatto traumatico oppure per un fatto di carattere non traumatico ha bisogno di un trattamento per una lesione a carico della mano, abbiamo delle difficoltà, soprattutto qui da noi al Sud Italia, perché proprio per
quella famigerata regionalizzazione, titolo quinto della Costituzione italiana, questa legge che istituisce assieme al triage o nei pronto soccorso ospedalieri i centri di riferimento regionali per le urgenze nell'ambito della mano, purtroppo non è stata fatta propria da alcune regioni italiane. E in particolare devo dire che mentre per esempio il Friuli Venezia Giulia ha il suo centro di riferimento a Pordenone, mentre l'Umbria ha il suo centro di riferimento a Terni e così via, regioni anche molto molto popolose come la Sicilia non hanno un centro di riferimento perché non si sono dotati, a dispetto della legge, di unità operative complesse, centri di riferimento regionale. D'altronde noi abbiamo per esempio una situazione in cui in Toscana abbiamo il Careggi, anzi CTO a Firenze con anche il gruppo di Pisa, in Lombardia abbiamo numerosi, almeno tre centri di riferimento per la chirurgia della mano, anche se per esempio ora Legnano, Brescia eccetera sono un pochettino meno impegnati e meno visibili di quanto non fosse prima. Naturalmente Modena rimane Savona, rimane il CTO di Torino con la sua unità operativa di chirurgia della mano, nel Lazio c'è il CTO e con l'unità operativa di chirurgia della mano c'è Viterbo, ci sono quindi in tutte le regioni italiane, tranne, ripeto, la Valle d'Aosta, perché si appoggia di più sul territorio piemontese, la Basilicata, che si appoggia fondamentalmente su Foggia, dove è un'unità operativa di chirurgia della mano è stata sviluppata dalla chirurgia plastica dell'Università di Foggia, e così anche la Campania, dove all'ospedale dei Pellegrini c'è un'unità operativa di chirurgia della mano. Anche altre unità operative di chirurgia della mano che avevano un'autonomia piuttosto importante, come per esempio in Sardegna, a Cagliari, dove fra l'altro lavora il presidente attuale della Società Italiana di Chirurgia della Mano, il dottor Luciano Cara, anche queste unità operative nel complesso della regionalizzazione, della gestione della sanità in Italia, e sono state a volte accorpate a unità operative di ortopedia o di chirurgia plastica e hanno un po' come dire perso quella che era la loro iniziale destinazione d'uso. In ogni caso è sempre compito della Società Italiana di Chirurgia della Mano quello di cercare di divulgare e di far sviluppare la disciplina su tutto il territorio nazionale, sia a livello universitario sia a livello ospedaliero, e questo è di fatto scritto nello statuto per la fondazione della società scientifica. Quindi questo è lo stato attuale dell'arte. In pieno Covid abbiamo avuto la possibilità anche di verificare quale potesse essere l'impatto appunto della pandemia su quelle che sono state le urgenze mano nell'ambito del territorio nazionale, e questo è un lavoro che è stato pubblicato su Hand Therapy ed è un lavoro che è a disposizione di eventualmente anche di chi volesse prenderne visione, perché vi ho mandato anche il file in PDF. Dottor Isitano, io la ringrazio moltissimo per aver testimoniato e per averci parlato di 50 anni di chirurgia della mano in Italia, dove sappiamo che ci sono diverse eccellenze che si occupano proprio di chirurgia della mano. Io la ringrazio moltissimo per il suo contributo, grazie ancora. Grazie a voi per l'invito e un saluto a tutti gli spettatori.
E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.